Buongiorno a tutti, buonasera dallo studio centrale di TV6, sono le ore 21 in diretta per il primo numero di questo nuovo anno in uno studio senza ospiti, ma sarà uno studio virtuale perché entreranno nella nostra piattaforma tanti ospiti per vedere cosa ci può riservare questo 2022, facendo anche un breve resoconto dell'anno che ci ha lasciati. Quindi non avremo ospiti in studio, ma tantissimi collegamenti in questo studio. Ho al mio fianco, come sempre, Andrea Costantini. Buonasera e buon anno, Andrea. Buonasera e buon anno, Enrico. Buonasera e buon anno a tutti. Un saluto a Maurizio Daguin, regia, a Loris Bennato alle telecamere. Dunque un numero un po' particolare perché sì, parleremo di calcio, anche se il campionato è fermo, ma parleremo anche di tanti aspetti di questo momento, soprattutto inerenti alla nostra regione Abruzzo. E a tal proposito, tra poco daremo i numeri della giornata di oggi per quanto riguarda la pandemia. I dati aggiornati sono 1.990 nuovi positivi e 3 nuovi casi deceduti in Abruzzo. Avremo tanti argomenti da affrontare con sportivi, imprenditori, politici e tanti altri personaggi del mondo abruzzese. Saluto subito i 3 compagni di viaggio che sono collegati con noi. Buon anno a Totò De Leonardis, buonasera a Totò, buon anno a Francesco Di Francesco, buonasera Francesco. Buonasera, buon anno a tutti. Anche a Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Buonasera a te. A salutare subito il primo ospite che è collegato con noi, il presidente del CONI Abruzzo, Enzo Imbastaro. Buonasera presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, buonasera a tutti. Presidente, iniziamo con lei perché ovviamente lei rappresenta il CONI a livello regionale, un 2021 da ricordare per i tanti successi a livello nazionale, e quindi è una stagione che almeno per lo sport nazionale è entrato negli annali, anzi una stagione indimenticabile. A livello regionale il consuntivo qual è? Allora, ha già ricordato che questa è stata una stagione veramente eccezionale per lo sport italiano, che si è distinto a tutti i livelli, ai campionati europei. Però la vediamo inquadrata bene, ecco, mi dicono di modificare un po' l'inquadratura, se può scendere leggermente. Ovviamente questa sera avremo tutti i collegamenti in esterno e i nostri ospiti dovranno, ecco, sacrificarsi. Benissimo così, diceva. Va bene? Sì, benissimo così. Bene, dicevo che l'annata è stata veramente eccezionale per lo sport italiano, anche lo sport abruzzese si è distinta particolarmente, se pensiamo che alle Olimpiadi, alle ultime Olimpiadi di Tokyo, ben 8 atleti nati in Abruzzo sono andati a Tokyo per prendere parte alle Olimpiadi, ma se contiamo anche tantissimi tecnici, tantissimi atleti che da anni vivono in Abruzzo, anche se non sono nati nella nostra regione, arriviamo a un numero di circa 20 partecipanti alle Olimpiadi, un numero che non abbiamo mai avuto. Io in questa mi date l'opportunità di ringraziare veramente le società sportive abruzzesi, le federazioni, le discipline associate, gli enti di promozione, per aver saputo affrontare questi 2 anni quasi difficilissimi e aver mantenuto il livello dell'attività svolta dalle società, dalla federazione e dagli altri enti che formano il CONI, un'attività di altissimo livello, ottenendo anche risultati di prestigio a livello nazionale e internazionale. Noi nel mese di dicembre abbiamo fatto le solite feste provinciali dello sport. Presidente, però la vediamo o non la vediamo? Perché l'inquadratura si abbassa, quindi ecco, deve un attimo fare anche da operatore. Benissimo così, sì. Dicevo che abbiamo fatto le 4 feste provinciali dello sport nelle 4 province abruzzesi, dove abbiamo premiato centinaia di atleti. Questo a significare della quantità e qualità delle attività svolte da parte delle nostre società sportive.
Speriamo che nel 2022, l'augurio che posso fare a tutto il mondo dello sport è che nel 2022 si possa riprendere con un'attività come era prima della pandemia, in modo da poter riavere i palazzetti pieni, gli stadi pieni, le piscine piene, che sono quelle che hanno sofferto di più forse in questo frangente, e quindi continuare questa opera di proselitismo e di promozione dell'attività sportiva tanto utile e tanto importante per la crescita dei nostri giovani. Ecco Presidente, una figura sportiva che vuole ricordare di questo 2021. Una figura sportiva che voglio ricordare purtroppo è un personaggio del softball, Obletter, che è venuto a mancare quest'estate, che era il direttore tecnico della nostra nazionale di softball, che ha guadagnato la partecipazione alle Olimpiadi dopo aver vinto il campionato europeo. Vuole aggiungere qualcosa, un messaggio da mandare, già lo ha detto poco fa, a tutte le varie discipline? Sicuramente, se ripeto, le società sportive, le federazioni, gli enti di promozione sportiva, le discipline associate, che sono coloro che formano il mondo, la famiglia del CONI, sono riusciti a passare questo periodo di pandemia riuscendo a mantenere gli atleti legati e in qualche modo a interessarli con iniziative e con modalità delle volte veramente originali, io penso che aver superato questo periodo brutto non possa che il futuro essere migliore. Quindi io dico ancora di tenere duro per qualche tempo, che sicuramente i prossimi mesi saranno migliori e potremo ritornare a fare attività come in precedenza. Quindi agli operatori sportivi, a tutto il mondo dello sport, non posso che dire forse ancora per qualche tempo, perché ne stiamo uscendo. Ci auguriamo tutti. A tutti e grazie. Grazie Presidente per questo messaggio, buon anno a lei e a tutti il CONI Abruzzo e Nazionale. Grazie Presidente. Grazie a voi, grazie a voi e a tutti i presenti. Ovviamente con Totò De Leonardis, Riccardo Clinco e Di Francesco alterneremo i discorsi, perché abbiamo tanti personaggi. Allora vado subito a chiedere ad Antonio De Leonardis cosa ricorda di questo 2021 per quanto riguarda il Pescara. Quindi faremo, Andrea, questa sera toccheremo vari argomenti. Totò, una fotografia di questo 2021? Ma guarda, veramente ho provato a rimuovere un po' tutto, perché non è stato veramente... I ricordi che ho di quest'anno sono pessimi, voglio dire, quindi se devo scegliere qualcosa e mettermi al presente, dico che mi ha fatto piacere quello che ricordo e aver visto in campo in queste ultime settimane, aver visto un po' di giocatori del vivaio, da Chiarella, Diambo, a Veroli, al portiere Sorrentino, cioè credo che siano gli unici ricordi belli che ho di questo terribile anno che abbiamo per fortuna mandato via. Allora Andrea Costantini, intanto diamo le notizie della giornata per quanto riguarda Pescara e Teramo, ci sono degli argomenti. Beh, intanto per quanto riguarda il Pescara, una notizia fresca di un paio di ore fa: nel gruppo squadra del Pescara ci sono 3 positivi, 2 sono calciatori, 1 possiamo anche dirlo perché si è sostanzialmente autodenunciato con questo post, Mirko Valdifiori, che già nella sera di Capodanno aveva di fatto annunciato di avere la febbre. Se riusciamo a vedere la foto, Mirko Valdifiori ha detto quarantine day, cioè giorno di quarantena numero 3. Quindi 2 calciatori e 1 componente del gruppo squadra, in totale 3 positività. Ecco qui Mirko Valdifiori con il quarantine day davanti al camino. Detto questo, per quanto riguarda il mercato, domani sarà il giorno di Carlo De Risio, che è il primo innesto biancazzurro. Il giocatore fortemente voluto da Gaetano Oteri arriva in prestito dal Bari e sarà a disposizione per la prima gara del 2022, sabato 15 gennaio, in trasferta contro la Vispesaro. In uscita Guido Marilungo, che rientra dal prestito alla Ternana, lui è un giocatore di proprietà della Ternana e andrà quasi
quasi certamente al Teramo. L'operazione è in chiusura. E per quanto riguarda il Teramo, notizia di questa mattina data dalla nostra testata, il fascicolo relativo al passaggio delle quote societarie è stato trasmesso dalla Federcalcio alla Procura federale. Potrebbe arrivare nei prossimi giorni un deferimento e c'è anche l'ipotesi di una penalizzazione per la squadra biancorossa, ma staremo a vedere le evoluzioni nelle prossime ore. A te Enrico. Bene, tra poco sentiremo anche Riccardo Clinco e Francesco Di Francesco, mentre abbiamo in collegamento, ripeto, questo è uno studio virtuale dove molti personaggi analizzano cosa è accaduto nel 2021 e cosa sperano per il nuovo anno. Ecco, è entrato in piattaforma un imprenditore pescarese, si tratta di Antonio Dintino, che è il presidente dell'ANCE Abruzzo. Buonasera Dintino, grazie per aver accettato il nostro invito. L'ANCE è l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Ci sente Dintino? Sì, buonasera. Buonasera, buonasera, mi sento forte e chiaro. Bene, allora Dintino, lei è un imprenditore della città, quindi segue anche il Pescara, ma ovviamente i discorsi calcistici li faremo con altri addetti ai lavori. Però come imprenditore della città è stato un anno particolare, soprattutto più particolare sarà il 2022, perché per il vostro comparto si prevede un'annata, tra virgolette, ricca di lavoro. Sì, questo è vero, infatti con il 110 e con tutti i lavori che si dovranno fare con il PNRR, tutti quei lavori pubblici, abbiamo davanti a noi veramente un paio d'anni fiorieri di lavoro. Però forse c'è anche un po' di rovescio della medaglia, perché il troppo, come si dice, a volte storpia. E quindi abbiamo dei casi in cui non riusciamo ad soddisfare tutte le richieste che abbiamo, tant'è vero che non troviamo manodopera, non troviamo materiali, non troviamo attrezzature per aprire i cantieri. Quindi diciamo che veniamo da 12 anni di crisi veramente nera e adesso che si vede dei bagliori, i bagliori sono troppo accecati. Quindi, ecco, molti che si stanno collegando con il nostro studio penseranno: ma stasera al replay non si parla di calcio. Non è che non si parla di calcio, coinvolgiamo tanti pescaresi, tanti imprenditori, quindi ognuno poi dà anche delle valutazioni sulle proprie attività. Chiedo anche ad Antonio Dintino che anno è stato per la città di Pescara, cosa ha visto di bello o di brutto e cosa si augura per il 2022? Diciamo che la città di Pescara è in pieno fermento, tutto quanto si muove, tutto quanto sta un po' tornando alla vitalità. È naturale che questo Covid un po' frena la ripresa della città, frenerà forse anche nel 2022, però quello che ci dobbiamo augurare, quello che auguro io a tutti i cittadini di Pescara, non sono cose strabilianti, ma tornare alla normalità. Perché per Pescara già tornare alla normalità significa vivere bene, vivere in una città accogliente, vivere in una città che ci dà soddisfazione. La nostra Pescara, con il mare e con la montagna alle spalle, ce la invidiano un po' da tutte le parti. E a livello sportivo cosa si augura per il Pescara? Io mi auguro e sono sicuro che presto torneremo agli antichi fasti, anche perché il Pescara lo merita. Naturalmente da tifoso fino a prima della pandemia stavo tutte le domeniche allo stadio, adesso purtroppo con la pandemia abbiamo anche perso un po' di quella sana abitudine e anche divertente. Speriamo di ritrovarla al presto e speriamo di ritrovare il Pescara appena finisce la pandemia anche in una situazione un po' più simpatica, diciamo. Antonio Dintino, grazie per questo contributo, ovviamente buon anno a lei, a tutti i suoi collaboratori della Madise e a tutti coloro che lavorano ovviamente nel vostro settore. Grazie per questo contributo Dintino, grazie. Grazie a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Ciao. Allora, è un momento difficile per tutti, non potevamo questa sera non coinvolgere Andrea, sì. Un amico che è uno sportivo, ma è soprattutto uno che vive giornalmente le difficoltà
che stiamo attraversando. Mi riferisco al dottor Paolo Fazzi. Buonasera dottor Fazzi, direttore di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara. Buon anno anche a lei, dottor Fazzi. Allora, buonasera a te, a tutti. Ha aperto con la notizia di 3 casi positivi nella Pescara Calcio, però a lei vogliamo subito chiedere che giornata è stata oggi in generale, perché poi le notizie di calcio non sono così negative. Invece un altro giorno in trincea è stato per lei e per tutti i suoi colleghi. Sì, purtroppo oggi è stato il primo giorno di ritorno, diciamo, dalle festività per molti. È stato un giorno decisamente pesante perché abbiamo dovuto eseguire parecchi tamponi e purtroppo fra di essi ci sono stati parecchi positivi. E fra i tanti ci sono stati anche alcuni positivi nella Pescara Calcio. Quindi niente. Anche qui leggo 1990 nuovi positivi in Abruzzo, nella città di Pescara 536, in provincia di Teramo 375, in provincia dell'Aquila 194, in provincia di Chieti 792. Ecco dottor Fazzi, molti si chiedono in questi giorni potrebbero aumentare un po' i casi dopo le festività. Sì, sicuramente aumenteranno, il trend è in aumento e probabilmente ci sarà un picco tra la seconda e terza settimana di gennaio, così è previsto in Italia e anche da noi. I motivi sono tanti, il motivo principale è il freddo, che è un virus da raffreddamento e con l'inverno ovviamente del peggio di sé, questo lo si sa, lo si è sempre saputo. Poi ovviamente ci sono stati festeggiamenti, le riunioni fra amici e comunque anche fra familiari durante il periodo natalizio, e anche questa è una situazione che ha fatto il gioco del virus. E ancora, lo voglio ribadire, anche diciamo, l'atteggiamento non congruo da parte questa volta di noi vaccinati, perché ho visto troppe persone sicuramente vaccinate, perché le conoscevo, che magari hanno un attimo allentato la presa non portando in maniera compiuta la mascherina. La mascherina è un mezzo, l'unico mezzo insieme al vaccino che realmente ci può proteggere dalla circolazione del virus, e quindi noi vaccinati, soprattutto noi vaccinati, dobbiamo dare un buon esempio per noi stessi, per chi ci sta vicino e per la cittadinanza. Poi è naturale che mi auguro che molti dei Novax, diciamo così, coloro, per Novax intendo coloro che non sono sensu stricto Novax, che probabilmente forse è una percentuale anche bassa, ma coloro che non si sono ancora vaccinati di ripensarci, perché in Italia sono almeno 5-6 milioni ancora di non vaccinati, certo. E anche questo fa gioco del virus. Allora, c'è Andrea Costantini che voleva chiedere qualcosa. Sì, buonasera dottor Fazzi, auguri di buon anno. Se può confermare la notizia che abbiamo dato in chiave Pescara di queste 3 positività, quanti sono dei calciatori? E poi se ci commenta questa novità che a breve ci sarà, cioè che i calciatori, Serie A, Serie B, Serie C, professionisti, dovranno essere tutti vaccinati per poter disputare partite di calcio. La seconda domanda purtroppo non l'ho potuta sentire. Qual è la novità dell'ultimo decreto, cioè che i calciatori per giocare dovranno essere tutti necessariamente vaccinati? Ah, bene. Allora, per quanto riguarda la Pescara Calcio, noi abbiamo avuto 3 positivi, 2 calciatori e una persona facente parte dello staff. Per quanto riguarda il decreto circa l'obbligo della vaccinazione, io sono favorevole all'obbligo della vaccinazione nei confronti di tutti i cittadini e anche nei confronti dei minori, quindi figuriamoci se non sono d'accordo nei confronti di un professionista come un calciatore, anche perché loro purtroppo non possono portare la mascherina anche durante gli allenamenti e quindi possono più facilmente far circolare il virus, quindi sono sicuramente favorevole. Allora, dottor Fazzi, parliamo anche di calcio con lei, perché è un gran tifoso. 2022, cosa si augura? Più tardi, avviso i nostri telespettatori, Andrea, avremo anche personaggi del calcio e poi sentiremo i nostri amici collegati. Dottor Fazzi, cosa chiede a questo 2022 a livello calcistico?
Sicuramente da tifosi biancazzurri abbiamo attraversato un'annata veramente pessima, sia per il ritorno in Serie C e sia anche per dei risultati che sicuramente non sono stati all'altezza della situazione. Noi ormai sono anni e siamo abituati a un palcoscenico sicuramente diverso, non voglio dire la Serie A, ma comunque Pescara è una città che tranquillamente può stare in Serie B e può dare soddisfazione ai propri tifosi. È naturale che le cose non sono andate bene, stanno mettendosi un pochettino in carreggiata, però è naturale che con 14 punti dalla vetta penso che si possa veramente sognare poco. L'unica speranza è magari rientrare nella lotta per i playoff e magari con molta fortuna riuscire a conquistare di nuovo la Serie B, però francamente la vedo dura. Dottor Falzi, noi la ringraziamo per questo contributo, speriamo di averla anche in studio prossimamente quando ovviamente il suo lavoro sarà un po' alleggerito, così saremo liberi di parlare meglio anche di calcio, che resta sempre una sua passione. Grazie comunque grazie, per il contributo che ci ha dato. Auguri a tutti. Grazie, buon anno. Allora, Totò De Leonardis prima ci ha dato la sua fotografia. Francesco Di Francesco e Riccardo Clinco, cosa mettete in risalto di questo 2021? Francesco. Beh, Enrico, c'è poco da sbagliare. In risalto ci sono i risultati negativi del Pescara, se parliamo di calcio. Se parliamo di altro, peggio del Covid, credo che non ci possa essere nulla. La domanda era calcistica, con voi parliamo di calcio. Nulla di più. E sul piano calcistico credo che non c'è nulla da salvare, perché non c'è nemmeno la certezza di continuare con questa società, che con il presidente Sebastiani, che tra alti e bassi, si viene a dire più alti che bassi, ha fatto calcio in questi ultimi anni dando continuità e quindi potendo programmare. Evidentemente negli ultimi tempi gli errori sono stati tanti, nettamente superiori alle poche cose indovinate, ma non mi viene in mente niente di preciso, di sintetico, anche sul piano numerico, di che cosa si può salvare. È che siamo nel 2022 e andiamo avanti. Bene, sperando. Riccardo, il tuo 2021, quale aggettivo puoi usare? Dopo parleremo del 2022, ovviamente. Ma per quanto riguarda la stagione del Pescara, non è stata sicuramente una stagione esaltante, abbiamo avuto la retrocessione. Se devo dire le cose positive di questa cosa, forse l'entusiasmo all'inizio di quando è arrivato Auteri, che ci era ritrovato un po' di entusiasmo, e devo dirti anche la determinazione del Presidente, che con mille difficoltà ha deciso di andare avanti. Io parlo dell'inizio di quest'anno, e ha deciso di andare avanti, di non mollare la baracca come magari qualcuno sperava, oppure se era anche auspicabile. Invece lui, a me piacciono le persone determinate, soprattutto mi piacciono le persone che vanno via quando vincono, non quando perdono, e quindi queste sono due cose positive. Per quanto riguarda invece la stagione completamente 2021, credo che l'emozione più grande sia stata in assoluto quella della vittoria dei 100 metri della staffetta, che rimarrà un ricordo indelebile per tutta la vita, per ognuno di noi, perché sarà una cosa, a mio avviso, ripetibile. Allora, vorrei tornare, non so se andremo a chiedere qualcosa ai nostri amici, da Totò De Leonardis, perché ovviamente guardiamo avanti, non si gioca in campionato, perché le partite sono state rinviate, quelle della seconda giornata di ritorno al 2 febbraio, che è un infrasettimanale. Meglio così per il Pescara, perché ha più tempo anche eventualmente per inserire i nuovi, si parla di De Risio, si parla di qualche altro elemento che potrebbe arrivare, si è fatto il nome di Gori, ecco, sul mercato entreremo dal prossimo lunedì, perché apre ufficialmente oggi, però oggi è una puntata un po' particolare. Ma secondo me di meglio non lo vedo come meglio, anche perché questo momento è veramente un'incognita, anzi il fatto che ci sia il mercato, già l'ho detto altre volte, che è quasi una spada di Damocle, nel senso che
Purtroppo il mercato invernale del Pescara è stato a dir poco disastroso dai tempi di Caraglio in poi, voglio dire, quindi questo mi fa un po' tremare, anche perché, dice la verità, probabilmente sarebbe stato meglio che non ci fosse la sosta, perché dal finale di quest'annata abbiamo visto un Pescara quantomeno diverso, quantomeno propositivo, con idee più chiare, con spazio, come accennavo, anche a diversi giovani interessanti, cioè quella che poteva essere una politica anche di partenza. Io sul mercato, ecco, come dicevi tu, adesso dobbiamo aspettare questi 20 giorni, quando saranno, per capire che cosa succederà. Qui secondo me è una grossa incognita, la cosa mi fa, dico la verità, mi fa tremare, perché dal punto di vista calcistico, perché credo che questa squadra avesse comunque bisogno soprattutto di certezze, le certezze che ha avuto a mio avviso in avvio di stagione, l'abbiamo visto, e di certezze che ha ritrovato nel finale di questo girone d'andata, quando abbiamo finalmente rivisto una squadra razionale, cioè una squadra capace di far gioco, di essere compatta, che purtroppo chiaramente lo svantaggio accumulato è notevole, però credo che la strada sia quella. Ora, aspettare che questo mercato dia qualcosa in più a questa squadra, sinceramente non so, cioè, può succedere, non lo escludo, però a mio avviso è sempre una grossissima incognita. Il problema vero è quello di capire cosa possa fare questa squadra e come dirigerla e come gestirla, è quello che è mancato purtroppo nella fase centrale di giornata andata. Spero che questa lunga sosta aiuti un po' a portare avanti questo tipo di discorso avviato soltanto nel finale dell'andata. Credo che sia l'unica strada, secondo me, per tentare comunque di fare un girone di ritorno brillante, comunque in grado comunque di guadagnarsi anche un posto importante nei playoff, perché è l'unica strada. Grazie Totò. Allora diamo il benvenuto e buon anno a Dino Zampacorta. Buonasera Dino. Ecco, per Dino è un momento un po' particolare, perché non poteva mancare nella lunga lista, vero Dino? Come stai? Per fortuna, grazie a Dio, sto bene, sì, non potevo mancare, perché effettivamente ha preso anche a me questo maledetto virus, ha preso anche la mia compagna, l'ho attaccato i miei genitori, non so come sia successo, ma è successo. Stai bene comunque, ti vediamo in sì, grande forma, quindi... Dovrei farcela. Ce la fai. Un po'... Totò, grazie Totò. Certo, sono leone in gabbia però. Enrico, per voi, cioè tu, voi che mi conoscete, insomma, stare in casa per me non è una cosa molto semplice, ma bisogna farlo e starò in casa. Per fortuna non abito dentro un monolocale e questo mi dà un po' di sollievo, però è sempre dura. C'ho l'ufficio sopra, passo da su e giù, però insomma. Siccome devi trascorrere un po' di ore, un po' di tempo, quindi resterai con noi collegato, perché vedrai che dopo ci saranno altri personaggi che ci terranno compagnia, però ti chiediamo, prima di andare in pubblicità, questo 2021 è finito, vabbè, con questa esperienza negativa o positiva, come dir si voglia, però è stato un anno nella tua professione sicuramente bella come sempre, a livello calcistico un po' meno. Chiedo anche a te la fotografia di questo 2021 per quanto riguarda il Pescara in breve, poi ci torneremo. Calcisticamente, parlando della Pescara Calcio, è successo quello che nessuno voleva succedesse, anche se le premesse si erano già capite da febbraio-marzo, sono stati fatti degli errori. Tutti hanno fatto degli errori, in primis il nostro presidente, ma lo ha anche detto, certo non va lui in campo, la squadra l'ha fatta lui, ma se non si amalgamano e c'è successo quello che è successo nello spogliatoio dell'anno scorso, cosa che quest'anno, premetto, non c'è, quest'anno c'è una squadra, che poi vinca o perda non lo so, comunque c'è una squadra, ve lo garantisco, e comunque nessuno si augurava che accadesse questo. Le avvisate c'erano state il 14 agosto dell'anno precedente, che ci siamo salvati con San Fiorillo e non è servito, che sia stato un punto, il punto più basso della storia della Pescara Calcio. Mi auguro che da qui in avanti si possa solo andare
in avanti. Perché allora, Dino, poi ti, la Pescara ti calcio è un lusso per tutti, Enrico, per tutti, a prescindere da chi c'è al timone, per tutti. Certo. Ci torneremo più tardi perché avrai anche un confronto diretto. Allora Andrea, ci fermiamo qualche attimo, non ci sono notizie dai campi perché non si gioca, non quindi si stasera gioca. Un po' di relax. Diamo la linea alla regia, qualche momento di pubblicità, torneremo sempre in diretta tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ore 21:38 minuti, rientriamo in diretta in questo studio virtuale con tanti personaggi del mondo pescarese. E allora erano collegati con noi Francesco Di Francesco, Riccardo Clinco, Antonio Leonardis e Dino Zampacorta, ma vedo che in piattaforma, perché questa sera dedicheremo spazio anche ad altri personaggi di altre discipline sportive, saluto con piacere un astro nascente del nuoto pescarese ma italiano, parlo di Valentina Procaccini. Buonasera Valentina, grazie per aver accettato il nostro invito. Come stai? Buon anno. Buon anno. Anche a voi. Allora, Valentina Procaccini, per chi non lo sapesse, ha 13 anni tesserata con la canottieri Aniene di Roma, lo stesso circolo di Federica Pellegrini, ha già vinto diversi titoli tricolori, ma questa sera la coinvolgiamo perché il 2022 può essere un anno importante, forse fondamentale per la sua carriera. Però ti chiediamo subito come è nato, ecco, l'amore per il nuoto e se ricordi anche la prima volta che sei entrata in piscina, Valentina. Allora, facendo triathlon, comunque notavo già, ho fatto diversi allenamenti solo con il nuoto e lì mi è piaciuto subito, quindi da lì ho lasciato il triathlon e ho iniziato a fare nuoto. Senti, l'impatto da Pescara a Roma, quanto è stato difficile l'ambientamento? È stato difficile perché ho lasciato amici, compagni di scuola, due sorelle comunque di Pescara e anche vado a una città piccola rispetto a Roma. Ecco, tu hai già vinto tanto per l'età che hai. C'è un successo in particolare che ti rende particolarmente orgogliosa, un successo al quale sei particolarmente legata? Sono legata un po' a tutti, perché comunque ho fatto tanti titoli italiani, record italiani, ho fatto una nazionale giovanile. Ecco, questi paragoni con Federica Pellegrini, è uno stimolo, una responsabilità? Cos'è per te? No, non ci possono essere paragoni con Federica Pellegrini, perché comunque è stata, è unica, non si può paragonare. Ecco, nei mesi scorsi è stata premiata anche dal presidente Malagò, proprio ad Avezzano, e ha speso parole importanti sul tuo conto. Cosa hai provato? Ecco, vediamo le foto che la nostra regia prontamente ci propone. Sì, sì, per me è stato un onore, grande onore, per sentire le parole del presidente. E i Giochi Olimpici cosa rappresentano? Un sogno, un obiettivo concreto da raggiungere? Penso che per ogni atleta sia un sogno, quindi sì, per me è un sogno farlo e spero di raggiungerlo. Senti, nel tuo 2022 cosa vedi, cosa chiedi soprattutto? Spero di continuare questa strada perché sta andando comunque molto bene e spero di andare avanti così perché sono nel posto giusto e con le persone giuste. E come si vede Valentina tra 10 anni? Spero con tante storie da raccontare. Per la gioia soprattutto di papà Antonio e mamma Clemirte. Valentina, sì. Noi ti ringraziamo per averci dato questo contributo, ovviamente come pescarese ti facciamo tanti auguri per la tua splendida carriera e mi raccomando sempre umiltà, ma già si vede che hai questa dote. Grazie per questo contributo. Sì. Grazie a Valentina. Voi. Grazie. Allora, grazie. Vedo che entrate in piattaforma intanto, perché sono veramente tanti gli ospiti stasera, Andrea. L'assessore al comune di Pescara, vediamo se c'è, Patrizia Martelli, no, mi dicono che non c'è ancora. Allora, Dino Zampacorta è sempre collegato insieme a Totò De Leonardis, è entrata la Martelli? No, non ancora. Allora, siamo con Dino Zampacorta, con Totò De Leonardis, Riccardo Clinco e Francesco ci sono. Ah, ecco, è entrato un altro personaggio, parlo dell'editore di Radio Parsifal e Radio California, Luciano Marrone. Buonasera Luciano. C'è Luciano Marrone? Non ancora. Allora, mi dite chi c'è, perché prima mi avete detto la Martelli. Chi c'è? Luciano Marrone c'è, eccolo qui. Luciano, ci sei? Mi dicono che non riesci a sentire, Luciano. Allora,
Vediamo un attimo di sistemare qualcosa. Torno dagli amici che sono già preparati. Dino, tu ci sei sempre, sì, Zappacorta? Sì, sembra di sì. Sì. E chi lo toglie? Sei sempre positivo, sì. Nel pensare, sempre, voglio dire. Estremamente positivo, sempre. Allora, un attimo di pausa perché mi fate vedere chi abbiamo in piattaforma, altrimenti così io non riesco a capire nulla. Loris, abbiamo Patrizia Martelli, Luciano Marrone, giusto? Però non so chi ci sente. Luciano Marrone ci sente? Allora, potete avvisare Marrone di inserire l'audio. Dino, nel 2022 il Pescara ha il compito almeno di puntare ai playoff, beh, questo è il minimo sindacale che si possa fare. Al mercato, come diceva prima Totò De Leonardis, pensi che possa esserci qualche tassello che veramente riesca a sopperire a qualche lacuna? Enrico, io ho la mia idea sul mercato di gennaio, è sempre un terno al lotto che non sempre si migliora la squadra a gennaio, o meglio, le intenzioni ovviamente sono quelle, però la storia ci dice che, e non solo il Pescara, che spesso non si va a migliorare la squadra. Certo che bisogna stare attenti, molto attenti quando si prendono dei calciatori, soprattutto in un momento come questo dove c'è una pandemia in corso, dove chi viene a Pescara sicuramente avrà le motivazioni, perché non stiamo parlando di una piazza scialba ma di una grande piazza. Sicuramente, ma se viene a Pescara non è che sia un titolarissimo di qualche altra squadra, sicuramente avrà qualche problema di condizione, quindi va un attimino aspettato. A gennaio non sempre si azzeccano gli acquisti, anche se sono a volte di qualità, a volte si può anche toppare. Io non darei una grossa sterzata a questo organico qua. Sicuramente abbiamo bisogno di 2-3 calciatori in alcuni ruoli che tutti sanno, non voglio fare il professore io perché ormai tanto lo sanno tutti, per cercare a fare un finale veramente dignitoso che ci spetta di diritto, insomma, anche perché la società ha allestito una buona squadra all'inizio del campionato. Forse un po' tutti noi, compreso io, l'abbiamo un po' troppo elogiata questa squadra, tanto da infondere nella mente dello sportivo che la Pescara Calcio quest'anno era l'ammazza campionato. Io sapevo che non era così, però neanche 14 punti di distanza da Modena e Reggiana, e io ci aggiungerei anche il Cesena, che secondo me è quello più attrezzato di tutti. E non ci sono 14 punti di distacco. Credo che per il primo posto, insomma, sia andato, è una questione fra di loro, ma noi dovremmo stare lì a ridosso, perché un piazzamento veramente a ridosso delle prime due o addirittura delle prime tre, possibilmente delle prime due, arrivare terzi, per noi sarebbe veramente tanta roba. E ripeto, io poi c'ho la mia idea, insomma, io punterei sempre sui giovani, perché sì, è vero che bisogna vincere, però non è detto che comprare gente di 28, 30, 32 anni che abbia quella famosa esperienza in questi campionati di Lega Pro poi faccia la differenza. Allora, grazie. Mi sembra che si sia ingolfato il traffico per i collegamenti. Mi avevano detto che c'era l'editore di Parsifale California, Luciano Marrone, l'assessore al comune di Pescara, Patrizia Martelli, però non so chi c'è in linea. Allora, continuiamo il discorso sul mercato, perché Francesco e Riccardo, vi chiedo, siamo un po' tutti d'accordo, che dal mercato c'è poco da aspettarsi. Questa sosta, secondo voi, ma non c'è la controprova, influirà per il Pescara dopo i risultati positivi ottenuti sul finire del 2021, Francesco? Beh, secondo me la sosta aiuta sempre a poter trovare una migliore condizione, almeno così mi sembra che la pensano tutti gli allenatori, o quasi. Sul mercato, che ti devo dire, la storia ci insegna che tante volte di gennaio ha fatto sfracelli in senso negativo per il Pescara. Per adesso è arrivato questo Dirisio, che sono 6 mesi che se ne parla, un giocatore fortemente voluto dall'allenatore, e vediamo che cosa potrà dare.
Riccardo? Ma sostanzialmente quello che ha detto Francesco è corretto. Sicuramente dobbiamo rinforzare come numero i giocatori a centrocampo, perché è il reparto sicuramente dove siamo carenti a livello numerico di persone. E credo che dobbiamo fare anche un rinforzo in difesa su un centrale difensivo e poi smaltire l'attacco, perché onestamente 7, 8, quasi 9 giocatori d'attacco sono veramente troppi. So che avete detto che andate via Marilungo, e già questo è una prima fase di... Io tendenzialmente 30 giocatori sono troppi, bisognerebbe riuscire a sfoltire molto la rosa, però fare qualche innesto importante, soprattutto credo a centrocampo. Questo bene. Allora, mi dicono che è pronto per collegarsi con noi Luciano Marrone, editore di Radio Parsifal California. Buonasera Luciano, ora ci senti e ti vediamo bene. Sì, mi buon sentite? Anno, Luciano. Sì, buon anno a voi tutti e a tutti quelli che ci stanno guardando sul canale di TV6. Allora, Luciano, che 2021 è stato per le tue radio? Poi parleremo di Radio California, che è l'esclusivista del Pescara, però a livello di radio e anche di TV interattive è stato un anno positivo, possiamo dirlo? Sicuramente noi andiamo sempre contro tendenza, cioè durante il Covid abbiamo attivato il canale TV di California, canale 171, Radio Parsifal, canale 629 già c'era dall'anno prima, quindi abbiamo fatto... Proprio abbiamo rischiato di non risparmiarci, abbiamo investito proprio durante questa pandemia. Speriamo adesso che questa pandemia ci abbandoni e possiamo dire che nel frattempo abbiamo curato e fatto due TV interattive, le due radio già erano interattive. Però adesso con le nostre due televisioni si può pigiare il canale e il telecomando, il tasto rosso, e ci sono anche altri contenuti dentro a questi due canali. E poi nell'ambito calcistico, ovviamente Radio California da decenni segue le vicende del Pescara in Serie A, in Serie B, in Serie C, sempre vicini alla società biancazzurra. Sì, ormai sono tanti anni, Enrico, con te che facciamo le radiocroniche in esclusiva su Radio California. Gli altri anni ci è andata sempre bene perché abbiamo toccato pure la Serie A, quest'anno purtroppo ci dobbiamo accontentare della Serie C. Abbiamo fatto di tutto l'anno scorso per tifare il Pescara, che non andasse in Serie C, ma non ce l'abbiamo fatta. Cosa chiedete voi del gruppo Parsifal California al 2022? Guarda, per Radio Parsifal California ci sta anche il 2022, un anno di attesa per il famoso digitale, per le radio. Andremo sul DAB, quindi la radio diventerà digitale, abbiamo già costituito il consorzio per l'Abruzzo, quindi ci sentiremo in digitale anche con le radio. Quindi anche le radiocroniche si sentiranno in tutto l'Abruzzo in digitale. Ai tanti radioascoltatori, telespettatori, cosa vuoi dire, Luciano, per chiudere? Voglio augurare intanto tanta salute, tanta felicità per questo anno che è entrato, e per quanto riguarda il Pescara ci auguriamo di tornare in Serie B, tifiamo sempre il Pescara perché noi siamo pescaresi e quindi il Pescara bisogna tifarlo sempre in qualsiasi categoria, dalla Serie A anche alla Serie C, va sempre detto forza Pescara. Luciano, questo grazie, buon anno a tutti voi, grazie per questo contributo e in bocca al lupo ovviamente per il proseguo delle vostre attività. Buon anno a Luciano Marrone grazie. E a tutto il suo staff. Ciao Luciano! Ciao, Luciano Marrone, abbiamo in collegamento, finalmente abbiamo risolto i problemi a livello tecnico, l'assessore al comune di Pescara Patrizia Martelli. Buonasera assessore, grazie per aver accettato il nostro invito. La Martelli, che ha le deleghe allo sport, impiantistica sportiva, servizi demografici, stato civile, politiche giovanili e patrimonio comunale. Insomma, tanta roba. Martelli, che 2021 è stato per lei e per
le sue deleghe, per tutti i suoi impegni. Buonasera a tutti, grazie Enrico e ringrazio veramente per il gradito invito. È stato un anno importante, vorrei dare gli auguri di buon anno a tutti e con la speranza che sia un anno pieno di serenità, tranquillità, ma soprattutto anche di grandi successi e soprattutto soddisfazioni, penso che ce lo meritiamo tutti. Ecco, nell'ambito sportivo vorrei chiederle le difficoltà per l'impiantistica sportiva, perché qui sì, noi parliamo del Pescara, ma ci sono tante società, tante discipline sportive. Ecco, com'è la situazione dell'impiantistica sportiva pescarese? Allora, sì, noi nonostante le grandi difficoltà, nonostante la pandemia, abbiamo avuto un anno importante. Non ci siamo scoraggiati, anzi ci siamo imboccati le maniche, abbiamo fatto grandissimi eventi, sia di rilevanza nazionale ed internazionale. È ovvio che a livello di impiantistica abbiamo dei problemi, ma non so se ha saputo, proprio nella giornata odierna abbiamo avuto un bando di 20 milioni e 3 milioni di euro saranno dedicati appunto all'impiantistica sportiva. Quindi, questa è una bella notizia, sì. Tanto ottimismo da parte nostra e ci metteremo subito al lavoro per ottimizzare al massimo i nostri impianti. Partiremo dal primo, che è lo stadio Adriatico, Giovanni Cornacchia, poi andremo al piano Placco, a Ettore D'Agostino e Rocco Febo. E poi arriveremo al Ciro 40 e al Simone Cornacchia e Giovanni Paolo II. Quindi siamo pronti per un anno importantissimo. Quindi tutto questo chiede al 2022 nell'ambito sportivo, invece in generale anche per quanto riguarda gli altri settori, cosa chiede a questa nuova annata? Ma guarda, innanzitutto vorrei concludere con gli eventi sportivi che già abbiamo... È andato via l'audio, un attimo che non la sentiamo più. Mi sente? Sì, adesso sì, adesso sì. Innanzitutto volevo dire che abbiamo iniziato l'anno 2022 in maniera molto importante. Il 16 gennaio ci sarà una marcia nazionale qui a Pescara di 35 chilometri con la bellezza di 300 atleti provenienti dal territorio nazionale e internazionale. Dopodiché quest'anno sarà un anno importante perché dopo 9 anni tornerà finalmente il Giro d'Italia e quindi il 17 maggio saremo tutti a tifare. Non solo, in futuro, come avrà già saputo, siamo riusciti a superare la candidatura e avremo i giochi del Mediterraneo Under 23 di atletica leggera, quindi per Pescara davvero un grande risultato a settembre. Ci sarà tanto da fare, tanto lavoro per lei e un po' per tutto il personale che si occupa di queste manifestazioni. Ai pescaresi cosa si sente di dire? Ai pescaresi mi sento di essere ottimisti, di andare avanti, di prendere le dovute precauzioni, perché è vero che la pandemia dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi. Quindi davvero un augurio a tutta la città di Pescara. Grazie all'assessore Martelli per questo contributo, buon anno ovviamente a lei e a tutti coloro che lavorano al suo fianco. Grazie per questo contributo e buon anno. Grazie. Grazie. Allora Andrea, andiamo in pubblicità, sì, perché l'ultima mezz'ora sarà dedicata più a livello tecnico-calcistico. A tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene.
storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California FM. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970, Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:04 minuti, torniamo in diretta per l'ultima fase di questo numero di replay e nel primo numero del nuovo anno non poteva mancare il primo cittadino di Pescara, il sindaco Carlo Masci. Buonasera sindaco, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a te e a tutti i telespettatori e agli amici che sono collegati. Sono tutti collegati, qualcun altro sta entrando. Allora sindaco, partiamo subito da lei. Cosa resta di questo 2021? Purtroppo restano ancora molti problemi, nel senso che il Covid ci ha accompagnato per tutto il 2021, devo dire che lo abbiamo anche affrontato bene qui a Pescara, sia le istituzioni sia i cittadini, perché i cittadini hanno seguito pedissequamente le indicazioni date dagli organi che si sono interessati della vicenda Covid. Abbiamo avuto il centro vaccinale che ha funzionato benissimo, i tamponi sono stati fatti in numero anche esagerato, abbiamo tamponato la prima fase che è stata pericolosissima, perché ricordiamoci che a febbraio la variante inglese è entrata a Pescara come prima città d'Italia e questo mi ha costretto a chiudere tutte le scuole di Pescara, anche quelle dell'infanzia, il primo in Italia, però poi le situazioni si sono ben assestate. Adesso ci troviamo
in una nuova fase, la variante Omicron è molto più contagiosa di tutte le altre, però sembra che sia meno pericolosa e questo ci conforta. Però oggi ho fatto una riunione con gli altri sindaci perché stiamo organizzando i tamponi per permettere ai ragazzi di rientrare a scuola, in più ci stiamo organizzando per il secondo centro vaccinale che credo riapriremo nuovamente al Palafiere, che ha funzionato benissimo. Siamo di nuovo in pista come all'inizio dell'anno scorso, sempre con il solito problema, avendo anche molta esperienza in più, certo, fatta, e questo ci servirà per affrontare le cose in maniera equilibrata. Anche le parole che ci ha detto prima il dottor Paolo Fazzi, con il quale ci siamo collegati. Certo, i prossimi giorni saranno ancora un po' difficili, poi forse andremo in discesa. A parte queste problematiche sulla pandemia, cosa bolle in pentola invece per il 2022 nell'immediato, perché saranno tante? Proprio in questi giorni abbiamo avuto la comunicazione dal Ministero di aver vinto un bando di 20 milioni di euro di interventi in città che riguarderanno tutte le zone della città, sia le zone periferiche che le zone centrali. È un intervento molto importante che permetterà di cambiare il volto della città. Adesso la sfida vera è sul cambiamento, le risorse ci saranno. Io ho sempre detto che noi avremmo avuto tantissime risorse da investire sui territori e avremmo dovuto avere delle organizzazioni amministrative tali per cui queste risorse potessero essere utilizzate in maniera puntuale. Credo che il governo da questo punto di vista si stia muovendo bene, anche se deve fare ulteriori passi. La sfida vera è la transizione civica, la transizione ambientale e la transizione digitale. Sulla transizione digitale abbiamo fatto tantissimo anche per il Covid. Oramai le amministrazioni sono organizzatissime da questo punto di vista. Il passaggio importante sarà quello della transizione digitale democratica, cioè tutti i cittadini dovranno avere la possibilità di utilizzare dei mezzi che permetteranno di avere contatti diretti con la pubblica amministrazione. Bene. Per semplificare la vita di tutti e soprattutto per guadagnare tempo, perché la cosa più importante è il tempo che noi dobbiamo guadagnare con le pubbliche amministrazioni. Poi sulla transizione ambientale ci sono tantissime risorse che dovremo investire. Io spero che Pescara diventi la città degli alberi, questo è l'obiettivo che voglio raggiungere, veramente la capitale degli alberi, perché questa città ha bisogno di ossigeno, visto che entrano 100.000 macchine al giorno. È per questo che stiamo avviando questa rivoluzione ambientale legata ai mezzi pubblici, con i mezzi elettrici. 5 già sono arrivati, altri arriveranno a luglio, ne stiamo acquistando altri 4, stiamo acquistando tutti i mezzi elettrici per abbattere totalmente l'inquinamento derivante dai mezzi pubblici nella nostra città. È una sfida appassionante. Ci giochiamo tutto e mi auguro che sarà vinta, questa sfida, sindaco, ci siano tutti. Sicuramente sarà vinta anche questa sfida. Lei prima parlava di ossigeno del quale ha bisogno anche il Pescara. Questa è una trasmissione sportiva, un po' di ossigeno in classifica, e quindi coinvolgiamo subito il presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani. Buon anno, presidente. Grazie. Per aver accettato il nostro invito. Poi a tutti i telespettatori e agli amici che sono qui. Il sindaco Masci parlava di ossigeno per la città, ossigeno in classifica, perché nel girone di ritorno ovviamente si deve fare meglio. Però prima di parlare del futuro le chiedo soltanto quale giorno vuole dimenticare del 2021. Tutto il 2021 è un anno da incubo per noi, per il Pescara. Al di là del problema veramente serio che è la pandemia, ma per il Pescara è stato un anno veramente brutto, quindi non c'è un giorno da dimenticare. Proprio dimentichiamoci il 2021 come Pescara Calcio e cerchiamo di guardare avanti con ritrovato entusiasmo e con ottimismo. Poi io non posso comprare i giocatori elettrici come fa Carlo, ma sicuramente proverò a prendere i giocatori che non si scaricano e che possono dare qualcosa in più per cercare di arrivare più avanti possibile, che purtroppo un po' di strada l'abbiamo persa, e giocarcela tutto il campionato alla fine. Ecco, di solito si dice che in ogni città il ruolo più difficile ce l'hanno il numero uno della città, cioè il sindaco, e il numero uno della
società calcistica, cioè Sebastiani. Fra Sebastiani e Masci chi ha più problemi? Sentiamo prima Masci e poi Sebastiani. Ma io l'altro giorno, scherzando con Sebastiani, gli ho mandato un messaggio dicendo che vorrei fare il presidente della Pescara Calcio per riposarmi un po'. Non so se lui voglia fare il sindaco per riposarsi. No, io credo che i più problemi ce li abbia Carlo, perché fare qualcosa che possa essere il sindaco, il presidente Pescara, il presidente della regione, qualsiasi cosa, fare qualcosa è sempre difficile. È più facile parlare, è più facile sedersi dall'altra parte e criticare, ma il sindaco di una città come Pescara credo che sia un lavoro molto molto difficile. Uno vorrebbe sotto casa sua la strada più bella, ognuno vorrebbe il lampione che funziona sempre, ognuno vorrebbe l'albero più bello, sono tutte cose che fanno poi carico al sindaco e poi molte volte i politici soprattutto vengono giudicati, secondo me, in maniera sbagliata per queste piccole cose, non per tante cose importanti che fanno. Io ho sempre detto, non perché qui davanti, ho sempre detto che ho grande stima di Carlo perché è un pescarese doc ed è uno che vuole bene alla città e che sicuramente se fa degli errori li fa sicuramente in buona fede, ma perché purtroppo chi non fa nulla non sbaglia. E quindi secondo me è più difficile fare il sindaco della città. Poi il presidente della società di calcio, è chiaro che è difficile farlo, ma è difficile farlo perché comunque sia nella società di calcio non è che arrivano i fondi europei piuttosto che i fondi del governo. Qua i soldi o te li vai a trovare o ce li metti oppure sei in strada, quindi sicuramente non è facile, però è comunque sempre uno sport, è comunque sempre qualcosa che è un gioco, e invece il sindaco di una città ha in mano le sorti dell'intera città con tutte le problematiche che una città può avere, quindi sicuramente è un ruolo più difficile quello di Carlo. Intanto invito gli altri amici in piattaforma di prepararsi qualche riflessione da condividere e col sindaco e con il presidente Sebastiani. Lei, Masci, cosa invidia di Sebastiani e viceversa? Il presidente cosa invidia del sindaco? Sindaco. Devo dire che nel mio ruolo di sindaco spesso vorrei vedermi una partita in maniera tranquilla e divertirmi allo stadio, invece poi casomai si creano mille problemi comunque quando vai a vedere le partite, e quindi devi stare sempre con gli occhi aperti e sempre preoccupato di quello che succede, non ti puoi mai godere veramente uno sport, una manifestazione, un'iniziativa, perché sei sempre in prima linea impegnato. Gli invidio il fatto che fa un'attività bella, cioè nel senso che stare nel mondo dello sport è bello, e quindi anche nelle delusioni comunque c'è la passione, l'entusiasmo, il sentimento dello sport che comunque ti attira, ti attrae. Fare il sindaco è tutta un'altra cosa, nel senso che veramente i problemi ce li hai sulle spalle di tutta la città, di tutti i cittadini e di ogni singolo cittadino che ha una pretesa. Spesso non riesce a capire che le scelte che si fanno per la collettività e possono anche danneggiare qualcuno, ma se si fanno per la collettività c'è un conto da pagare che deve essere sostenuto. Oggi invece c'è, diciamo, forse anche per il Covid, per quello che è successo, c'è un'intolleranza latente che poi certo si manifesta spesso nei confronti delle istituzioni. È sempre molto difficile trovare il punto di equilibrio per far capire che le scelte che si fanno per tutta la città e non per i singoli o per i gruppi, le categorie. C'è sempre una categoria che protesta. Presidente, invece lei ha qualcosa da invidiare? Invidiare in senso buono, no. Al sindaco Masci. Invidiare no, invidiare mai, perché è un sentimento che non conosco. Sì. Però, per esempio, mi fa piacere il fatto che un pescarese, uno che comunque ha Pescara nel cuore, riesca poi a coronare un sogno che è quello di diventare sindaco della propria città, perché poi, voglio dire, questa credo che sia importante. Poi i ruoli sono tutti difficili, perché come diceva Carlo, nessuno guarda alla
attività, ognuno vorrebbe sistemare i propri cavoli e poi chi se ne frega del resto, e invece il sindaco di una città deve comunque guardare il bene comune, deve cercare di fare qualcosa che porti beneficio a tutti. Poi è chiaro che in un momento scontenti una persona, in un altro ne scontenti un altro, però se tutti quanti guardassimo al bene comune probabilmente si vivrebbe molto meglio. Il sindaco questo problema ce l'ha sicuramente di più. Il presidente della scuola di calcio sicuramente è un po' come sindaco, perché poi si vincono le partite e il merito è dell'allenatore, dei giocatori, si perdono le partite e il demerito è del presidente. Però quando tu hai un ruolo devi sapere che quel ruolo comporta anche questo tipo di situazioni, quindi devi essere tra virgolette vaccinato, questo è il momento di parlare del vaccino, devi essere vaccinato a queste cose, devi cercare anche di essere sopra e superiore, perché sennò veramente allora, l'ulcera. Andiamo da un rappresentante della stampa da decenni, Totò De Leonardis. Totò, hai di fronte il sindaco e il presidente, cosa vuoi chiedere, quale riflessione vuoi condividere con loro? Ma la prima riflessione così generale, per dire, io credo che sulle capacità, soprattutto sulla trasparenza, credo che non ci siano dubbi, però è chiaro che poi... Di chi parliamo, gestione... del sindaco o del presidente? Non ho parlavo del sindaco. Ah, ok. Credo che sotto questo aspetto non ci sia nessun dubbio, però sicuramente non è un caso che poi il sindaco a vita non è stato ancora inventato, perché credo che tutti i sindaci, che io ne ho conosciuti tanti, abbiano fatto il loro lavoro nel modo migliore possibile. Però ovviamente non è che poi se la gente, se qualcuno protesta, se arrivano delle divergenze sulle scelte, si possono essere anche delle scelte sbagliate, voglio dire, altrimenti l'amministrazione non cambierebbe mai, voglio dire. Per quale motivo? Presidente Sebastiani? Presidente Sebastiani, credo che lui sia un po' una vittima, direi, più che un protagonista. Oramai lui, con tanta passione, è entrato in questo mondo, però adesso si ritrova solo, ma non da adesso, da tanti anni, vuol dire. Questo credo che sia una cosa difficilissima. Credo che quando è entrato nel Pescara non avesse il sogno di avere questa società da solo e di gestirla da solo. Chiaramente le situazioni sono cambiate, credo che sia cambiato anche lui nel rapporto con questo ruolo, perché per forza di cose, perché questa non è la società che pure era nata da Antonio, dobbiamo fare di fretta perché siamo proprio nelle battute finali. Abbiamo capito, allora il confronto per il sindaco Masci, il confronto con l'opinione pubblica mi sembra di capire deve essere sempre accettato, e poi Sebastiani, che è rimasto solo, però va avanti lo stesso. Sindaco. Noi viviamo di opinione pubblica. Ogni scelta che facciamo viene sempre comunque messa in discussione e confrontata con la collettività. Però il ragionamento legato ai singoli gruppi c'è e rimane. Le scelte che si fanno non sono mai fatte per accontentare tutti, soprattutto quando siamo in una fase di cambiamento come questo. Questa è una fase molto delicata, perché lo vediamo a tutti i livelli che il cambiamento sta arrivando in maniera prepotente. Quello che è successo con i vari incontri dei potenti del mondo che parlano di clima, di pianeta, sta cambiando tutto, e ogni città oggi deve adeguarsi sapendo di essere protagonista del cambiamento, perché i cittadini vivono nelle città, quindi il cambiamento avviene in questi territori, e il cambiamento comunque vuol dire che si cambia, e chi nella precedente situazione si trovava bene non l'accetta il cambiamento se non dopo qualche tempo. Ma lo diceva Machiavelli 500 anni fa, che chi ha dei vantaggi dal cambiamento li vede dopo e quindi non li riconosce. Chi invece ha degli svantaggi li conosce subito e protesta. Questo succede dovunque, e le città oggi su questo
si trovano con grandi pressioni addosso. No, le scelte si fanno e si confrontano poi con i cittadini. Invece presidente Sebastiani, tutto avrebbe voluto e non restare da solo dopo 13 anni. Beh, sicuramente non sono entrato per stare da solo, quello è poco ma è sicuro. Poi è chiaro che le situazioni sono andate in quella direzione. E chi magari aveva più senso di responsabilità ha continuato, chi invece ne aveva un po' di meno probabilmente ha girato i tacchi e se n'è andato. Però a prescindere da quello, c'ha ragione Carlo quando parlava prima, perché diciamo che il calcio, ripeto, alla fine è sempre un gioco, ma c'ha ragione Carlo quando parlava prima di chi è contento e di chi non è contento. Io, siccome sono pescarese vero, mi ricordo quando proprio fu l'amministrazione di Carlo a chiudere, a rendere pedonali alcune vie di Pescara del centro, sembrava che non si potesse più vivere. Invece oggi, se magari qualcuno mette le macchine lì, ci sparano a vista. Il Ponte del Mare, credo che le polemiche che sono uscite sul Ponte del Mare ce le ricordiamo tutte, oggi è un segno distintivo della città di Pescara, il Ponte Flaiano, ma tante opere che magari vengono lì per lì contestate da alcuni che magari hanno altri interessi, poi alla fine, alla lunga, se non sono delle cose fatte veramente male, sono sempre poi apprezzate, magari qualcuno si ricorda sempre, probabilmente aveva fatto una cosa buona, però quello succede in tutte le cose. Chi non fa niente, ripeto, chi non fa niente non sbaglia di sicuro, chi rimane a casa a dormire sicuramente non sbaglia. Dino Zappacorta, che voto puoi dare al presidente e al sindaco? Presidente, zero. Voti qua adesso. Eccolo qui. Presidente, zero. Il positivo. Zero perché siamo retrocessi, zero. Quando abbiamo vinto, 11. È semplice. Mo quest'anno ci porta in Serie B un'altra volta, 11. E così è. E comunque, Carlo, volevo dire una cosa. Io lo so perché l'altra volta ci siamo incontrati, no? Quella domanda, secondo me, di Enrico Rocchi è stata fatta d'arte, no? Cioè tu sinceramente, no? Tu dici cosa invidia Sebastiani, è inutile che ti sforzi, quelle belle canzoncine che riservano al nostro presidente, tu non le avrai mai, capisci o no? Allo che posso fare? Ma sì, facciamo una battuta ragazzi, invito chi ci sta ascoltando, basta, finiamola, parolacce, offese, basta. Presidente, come un voto a Zappacorta così pareggiamo. A Zappacorta zero, bravo. No, Zappacorta 11 a prescindere, non ce la può nemmeno. Allora, Andrea sì, Costantini, io... non facciamo domande le solite sul mercato perché c'è la sosta, quindi tanto il presidente non ci dirà niente. E aspettiamo quello che succede. Su Derisio il presidente può dire qualcosa, almeno se ci può dare l'ufficialità, presidente. Ah, è già arrivato, grazie che ci dà l'ufficialità. Io credo che tra domani e dopodomani sarà qui e chiuderemo l'accordo. Non credo ci siano problemi, nessun tipo, ha fatto tutto Matteassi, credo che sia tutto a posto. Quindi, poi per il resto dobbiamo comunque attendere le uscite, perché già De Risio sarebbe un ulteriore giocatore in più, quindi per far entrare De Risio dobbiamo far uscire qualcuno dalla lista. Che tipo di augurio fa il presidente Sebastiani a chi lo appoggia a prescindere dai risultati e chi invece lo contesta? Poi ci saranno altre domande di Andrea. Io gli auguri li faccio a tutti, chi mi contesta e chi mi appoggia. Dicevo prima, io vivo a Pescara, non sono di Milano e vengo una volta alla settimana quando c'è la partita. Vivo a Pescara, tutti i giorni sono... a Pescara sono per la strada, negli uffici, nei ristoranti, nei locali, e tutta questa gente che mi contesta io non la vedo poi obiettivamente, per cui anzi il più delle volte ci complimenti per quello che fai, ma non solo io, perché poi dopo si parla di Sebastiani, ma questa è una società, ci sono altri soci che sono con me dall'inizio ed è giusto condividere anche quello che fanno, che facciamo con questi altri, queste altre persone, per cui non è vero che poi perché purtroppo chi fa più rumore sono quelli che parlano, ma poi c'è una grande fetta di gente che ama il Pescara, che non parla, che è in silenzio, che non utilizza i social, che non si mette allo stadio a strillare, e magari quella parte lì è la maggioranza, non è sicuramente la minoranza. Però al di là di questo, gli auguri li faccio comunque a tutti, sia quelli che mi contestano che quelli che mi vogliono bene, ma non è un problema, cioè, il calcio è questo, lo sappiamo,
vinci un campionato magari ridiventi un fenomeno, ne perdi uno, c'ha ragione Dino, hai perso il campionato, meriti zero, ne vinci uno, meriti 10. Purtroppo è questo, lo sappiamo già dall'inizio. Poi a Pescara onestamente si è creata una situazione che se c'è gente onesta intellettualmente sa perché si è creata da dove arriva, e quindi è chiaro che poi la coerenza porta qualcuno a non spostarsi da quelle che sono le posizioni. Io la mia di posizione, perché sicuramente mi sento veramente di aver dato tutto quello che potevo e di più, quindi non ho nessun... se non quello di aver fatto degli errori, ma gli errori ci mancherebbe, se non avessi fatto gli errori ero un fenomeno, non stavo sicuramente a fare presente per Pescara. Allora saluto entrambi e auguri al sindaco e al presidente, e chiedo a entrambi se c'è qualcosa che bolle in pentola sul progetto di restyling dello stadio Adriatico e se a breve ci sarà anche un incontro per questo argomento. Ma ne abbiamo fatto, Carlo, vuoi rispondere tu, se per me è uguale. Noi ci siamo incontrati con Daniele e con Abbodi nel mio ufficio in comune per ragionare sullo stadio, sulla riqualificazione dello stadio. Devo dire che l'incontro è stato molto positivo, cordiale, e ci siamo... abbiamo stabilito un altro incontro per il 10, dove ci vedremo con la soprintendenza, che io ho chiamato direttamente alla loro presenza. Devo dire che la dottoressa Mencarelli è stata gentilissima, abbiamo fissato questo incontro perché il tema dello stadio è legato alla valorizzazione di alcuni aspetti storici dell'impianto, e quindi il ragionamento deve essere fatto con la soprintendenza. Mi sembra che ci siano aperture rispetto al passato. Oltretutto Abbodi ha portato anche degli esempi di stadi ben più prestigiosi del nostro prestigioso stadio Adriatico, che sono stati riqualificati, ci sono dei progetti in corso, e in quegli stadi la soprintendenza ha affiancato i comuni e le società che sono intervenute sugli stadi. Quindi se sono rose fioriranno, però il percorso lo abbiamo iniziato. Sentiamo il presidente. No, è quello che abbiamo, ma è quello che io, non è che lo stadio è importante perché comunque è la casa della società di calcio, e se lo stadio è confortevole, se lo stadio dà la possibilità a tutti di venire anche se è brutto tempo, dà la possibilità a tutti di avere un parcheggio nelle immediate vicinanze, se ha tutti i comfort, sicuramente aiuta anche il club a crescere, ed è assolutamente uno dei motivi di appeal che questa società può avere nel momento in cui deve andare sul mercato a cercare soci importanti o proprietari nuovi che possano venire a Pescara avendo anche un progetto, perché poi parliamoci chiaro, non è che gli imprenditori che arrivano dall'altra parte del mondo vengono qui perché siamo belli, vengono qui perché comunque hanno in animo anche di fare business, quindi se c'è questa possibilità magari vengono a Pescara, se non c'è vanno in un altro posto dove c'è questa possibilità, per cui qui io non credo che ci sia gente nel mondo che viene a buttare soldi in Italia, c'è sempre un modo per fare business ed è giusto che sia anche così, perché non ci dimentichiamo che il calcio oggi è completamente diverso da tanti anni fa, da quando si faceva 30 anni fa, 40 anni fa, dove no? Magari era proprio il sindaco che prendeva gli imprenditori, ci dovete fare il Pescara, e poi però magari quello faceva un palazzo di qua, quell'altro. Diversi, certo. Allora, oggi abbiamo io credo tempi completamente diversi erano, sicuramente. Io credo che da presidente del Pescara non sono mai andato in comune a chiedere nulla che mi riguardasse personalmente, perché so che così è giusto che si faccia. Però per il Pescara è chiaro che lavoriamo insieme per arrivare a una conclusione che sia positiva. Allora, siccome abbiamo pochissimi minuti, Francesco, Riccardo e Dino... Telegrafico. Un flash con il presidente. Prego, sì. Francesco. Telegrafico per il sindaco. Le chiedo, il presidente Sebastiani ha intenzione, per sua dichiarazione, di cedere la società, e chiedo al sindaco se si sente coinvolto nel tentativo di dare un futuro societario al club biancazzurro.
Al presidente Sebastiani gli chiedo se il 3 gennaio 2023 sarà ancora presidente del Pescara. Risposte flash, sindaco e presidente. Sindaco. Per quello che mi riguarda, io come sindaco sono a disposizione per qualsiasi cosa dovesse essere necessario per fare in modo che la Pescara Calcio possa essere sempre una grande società, e come tifoso ovviamente tifo perché questa società possa crescere a prescindere da un presidente che comunque ha portato due volte il Pescara in Serie A, ci ha fatto vedere due volte i play-off, quindi in questi anni ci sono stati chiari scuri, però mi sembra che il bilancio sia positivo rispetto ai risultati che la Pescara Calcio ha ottenuto, sperando che si possa tornare subito in Serie B e giocare la partita della Serie A. Presidente, fra un anno chissà dove saremo. Però con tutto il cuore mi auguro che fra un anno possa venire allo stadio con più libertà, come diceva Carlo prima, no? Cioè venire allo stadio senza... a vedere il Pescara, a godermi il Pescara, sperando che magari sia stato così bravo da trovare un imprenditore importante che possa portare in alto con più facilità di quello che facciamo noi. Io vorrei ricordare solo una cosa, che io ero bambino, me le ricordo tutte le annate del Pescara. Il più delle volte a Pescara c'era sempre il problema, e il sindaco può confermarlo, c'era sempre il problema ad inizio di stagione, che una volta non ci si poteva iscrivere, una volta si doveva arrivare a portare le chiavi dello stadio al sindaco, una volta... Io credo che in questi anni, se c'è una cosa che mi va riconosciuta, ma me la riconosco da solo, io non ho mai creato problemi a nessuno. E su questo aspetto qua ci tengo molto, perché credo che il Pescara sotto la mia gestione non abbia mai avuto nessun problema di nessun tipo, mai avuto una penalizzazione, mai avuto qualsiasi cosa che ci potesse riguardare, che fosse negativa, il Pescara non l'ha avuto. Quindi per me questo è già un merito importante, considerando che, ripeto, da bambino io mi sono sempre ricordato le situazioni strane. Una volta si doveva vendere quello perché se non facevi l'iscrizione, una volta ci mancava 30 per fare 31. Non ci dimentichiamo che l'anno che il Pescara fu ripreso in serie B ai danni del Palermo, e allora ci si iscriveva con gli assegni, non con le fiduzioni bancarie. Uno ha presentato un assegno a vista e l'altro ha presentato postdatato, uno è stato tolto, un altro è stato messo. Queste cose oggi sono completamente cambiate e diverse. Per cui io a questo aspetto, a questa società do un merito importante, perché ripeto, è una società fatta di imprenditori che non sono sicuramente dei grandi industriali, che però mantengono una dignità importante in un mondo che è difficilissimo, che è quello del calcio. Allora, Riccardo e Dino, solo una domanda flash al presidente. Riccardo. Io voglio dire al presidente una cosa molto rapida. Tu sai che invece io sono uno di quelli di Milano che sono a Pescara. E ti volevo dire questo: io ho sempre ammirato un grande giocatore che è stato Baresi del Milan, il quale che quando è retrocesso è rimasto attaccato alla sua squadra e poi con la sua squadra è riuscito a vincere la Champions. Sono contento il fatto che tu nei momenti di difficoltà sei rimasto, l'ho detto prima, non sapevo che tu poi ti saresti collegato, perché amo le persone che nella difficoltà rimangono e lottano per tornare a vincere come hai vinto. Al mio sindaco Dino, scusami Riccardo perché siamo in chiusura, Dino, e poi la risposta di Sebastiani. Dino, ma guarda, io l'ho detto prima scherzando, insomma, basta questi cori, basta tutto, il Pescara è un bene di tutti, c'è Daniele Sebastiani alla guida, ha sempre detto che se arriva qualcuno che vuole rilevare il Pescara e fare grandi cose, lo facessero. Molti penseranno che siamo amici, abbiamo anche litigato più di una volta con Daniele su questo argomento, lui è lì, lo potete anche chiedere, abbiamo discusso anche agremente, cioè quando c'è da bastonare dico quello che penso, quando c'è da essere amico dico quello che penso. L'importante è che torni polemiche. Negativo, Dino, torna negativo intanto tu. No, io voglio stare sempre positivo, ma non al Covid però, non al Covid, porca miseria. Presidente, allora, sì, come diceva Riccardo, non si abbandona mai la nave, anche se rischia di affondare, ma non c'è questo rischio. No, dicevo a Riccardo, quando ho detto non sono di Milano, sono di Pescara, non perché non voglio essere di Milano. Vivo la città tutti i giorni, come la vivi tu da milanese, tra andata a Pescara, che sei più pescarese che milanese. E quindi voglio dire, non sono quel presidente che arriva una volta alla settimana e magari poi finisce la partita e se ne va, per cui di quello che succede gli interessa fino a un certo punto.
Ha ragione lui, noi non, quello che dicevo prima, noi non ci siamo mai allontanati da Pescara, ma questa è una società che è nata con tanti pescaresi, che poi ha avuto delle vicissitudini perché poi facendo degli errori in assoluta buona fede, magari qualcuno aveva pensato che potesse gestire in maniera diversa, poi si è reso conto che magari gli aveva preso un po' di mano, ha girato i tacchi e se n'è andato, noi ci siamo rimboccati le maniche. Noi nel 2011-12, nell'anno in cui tutti quanti gioivano per quella splendida promozione in Serie A, avevamo 27 milioni di debiti, cari signori, e 11 milioni e 800 mila euro di scoperti di conto corrente con le banche. E quindi voglio dire, noi eravamo la società che poteva fare il record dal fallimento al fallimento in poco meno di 2 anni. Quindi quando parlo del Pescara io difendo veramente con tutta la forza che ho quello che abbiamo fatto, perché io so quello che abbiamo fatto, e quindi gli altri possono parlare, possono dire quello che vogliono, ma nella realtà poi i fatti sono questi. Buon anno a tutti, buon anno al sindaco di Pescara Carlo Masci, buon anno al presidente della Delfino Pescara Daniele Sebastiani, buon anno ovviamente a Dino Zappacorta, a Riccardo Clinco, Antonio Lardi, Francesco Di Francesco e a tutti coloro che hanno aderito a questo numero, anche chi non è riuscito a collegarsi, è stato un numero un po' diverso, l'importante è che portiamo sempre in alto il nome di questa città. Grazie a tutti davvero di cuore. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie. Ciao. Buon anno. Buon anno. Ciao ragazzi. Buon anno. Grazie. Buon anno a tutti. Dino, mi raccomando, positivo. Sempre. Lunedì prossimo torneremo al calciomercato. Ringrazio Maurizio Daguì, chiedo scusa per il ritardo, ma avevamo davvero tanti personaggi, quindi buon anno di cuore a tutti coloro che ci hanno seguito e continueranno a farlo. Grazie per averci scelto.